Perché in PNL, qual è il principio? Qual è il principio della PNL? È che sono tutti l'insieme di questi fattori che ti fanno fare questa cosa che tu non vorresti fare. È l'insieme. Oh, ma Caragliano, io ho delle paure. Ma non me ne frega niente che me lo dici adesso. Ma allora stai disturbando la cosa, perché non mi interessa niente che tu hai delle paure. Allora, questa è una razionalizzazione posteriore. Quello che mi dite adesso non me ne fotte niente. No, ma non me ne fotte. Ma, cioè, ma io non so, o parlo cinese, oppure io mi sa che parlo cinese, non lo so. Forse parlo cinese, non sto parlando italiano e dico delle cose che non sono comprensibili. Oppure, che ne so, mi è venuto l'Alzheimer e non so più cosa sto dicendo. Perché a me sembra di esprimermi in lingua italiana, corretta, a dire delle cose lineari. Sto dicendo che non è interessante fare un'analisi a posteriori, quindi quello che mi dite adesso non me ne fotte niente! Non me ne fotte niente! Non me ne fotte niente di quello che mi dite adesso! Non serve! Perché quello che dite adesso sono soltanto delle razionalizzazioni. No, e ci attacca anche resilienza! Non me ne frega niente delle paure! Quali sono? Non me ne frega niente delle paure! Ascoltate, no? Non dovete dire minchiate. Allora, io sto dando un metodo, ma se voi fate, cioè, beh, chiedergli quali sono le tue paure, quella scriverà quali sono le sue paure e non è questo il metodo. Sarà un altro metodo. Se volete fare un altro metodo, fatevi il vostro metodo. Questo è un mio metodo, ma cioè è un metodo della PNL, poi, diciamo così, no? Quindi non è, stai parlando in lingua straniera. Sto parlando in cinese, non lo so. Non c'entra niente. Allora, il metodo è semplicemente quello di, qua, prima, nell'istante prima, nel momento in cui tu hai la voglia di fare una cosa, in quel momento lì preciso, in quel momento lì, non il giorno dopo, il giorno prima, un anno. Non serve a niente, Caragliano! Testa di cocomero! Ma io non riesco a fare le cose. Cioè, ma veramente, ma. Ah, Carigliano, ti disabilito, non puoi, non devi niente, non devi dire, stai facendo perdere tempo a tutti. Carigliano, con le tue domande stai facendo perdere tempo a tutti, perché se ho detto che una cosa non serve, è inutile che tu adesso ci elenchi le paure vissute a posteriori, non serve, con questo metodo non serve, è fuorviante, è dannoso, non riesci a ottenere, non ottieni le cose giuste, lo capisci che è fuorviante o no? E allora è inutile che ci elenchi adesso le tue paure, perché quelle che elenchi adesso magari non c'entrano assolutamente niente con quello che è reale. Ma sta giocando, ma fai perdere tempo a tutti gli altri, cioè la gente paga l'abbonamento mica per sentire le minchiate, scusa, cioè io sto cercando di dare un metodo. Allora, se uno non capisce, io sono disposto a rispiegare 50 volte perché è giusto che tutti possano capire alla fine, ma se uno scrive solo delle cose per provocare, per disturbare. Se diventi un elemento disturbatore, ma se diventi un elemento disturbatore, scusa, allora io se non sono stato chiaro, scrivete, non ho capito e io lo ripeto, ma continuare a ripetere certe cose che non hanno senso, che senso ha? Io voglio che tutti capiscano e voglio ripetere tutto, però cioè, mi sembra di scrivere delle cose che non hanno senso. Allora, quindi. Torniamo al to quindi ricapitolando, prima che voi viviate la compulsione, che sia una compulsione di rabbia, che sia una qualunque compulsione sia, dovete prendere un foglio di carta, scrivere i pensieri che avete, scrivere i pensieri che avete, scrivere se non avete pensieri, scrivere che ore sono, dovete mettere l'ora, la situazione, dovete mettere tutto quello che vi viene in mente in quel preciso momento lì, lo scrivete in quel preciso momento lì. Dopodiché vi mangiate la cioccolata, fate che cavolo volete, scrivete il messaggio, eccetera. Però, una volta che avete fatto questo, dovete ripetere questa cosa per un certo numero di volte, almeno 3-4 volte, per capire se ci sono situazioni differenti o se i pensieri che avete sono sempre gli stessi. Bisogna fare un minimo di indagine, no? Quindi aspettate che si manifesti la compulsione, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, lo fate per un certo numero di volte, e se le cose sono sempre le stesse, se andate a verificare che sono sempre gli stessi pensieri,
sono sempre le stesse situazioni, sono sempre le stesse cose che accadono, quelli sono gli ancoraggi.